Ciao, se sei nuovo mi presento. Io sono Mari e sul mio canale puoi trovare tante idee per la tua casa, dalla spesa ai detersivi che utilizzo per pulire, dall'home decor ai tutorial creativi e tanto altro ancora. E se vuoi conoscermi meglio, ci sono anche i vlog dove ti parlo della mia vita. Ti invito quindi a controllare le mie playlist nel box informazione sotto questo video per trovare gli argomenti che possono attirare di più il tuo interesse. Se il mio canale ti piace, ti invito ad iscriverti e se la mia compagnia ti fa piacere, regalami un like che mi aiuta tanto per la crescita del mio canale. Ma adesso iniziamo! Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti a casa mia. Oggi facciamo un super mega video spesa sfiziosa da Lidl. Voglio iniziare con i freddi, dopodiché taglio questo video e vi faccio un secondo video dove vi faccio vedere le altre tipologie di cose che ho comprato da Lidl. Quindi oggi iniziamo solo con i freddi. Allora, mozzarella di latte di bufala. Questa qua non l'ho mai provata, non l'ho mai comprata, quindi poi vi farò sapere com'è. Sinceramente le mozzarelle, quelle là nel bustone grande, non mi sono piaciute ultimamente, le ho trovate gialle e quindi ho detto a mio marito non le prendiamo più e lui ha voluto prendere queste qua di bufala. Vedremo come sono. Ho trovato, scusatemi se ci trovate il chiacco, ma l'ho mangiata oggi a pranzo e vi posso dire che è buonissima. Fantastica. Questa insalata, come vedete, ve la metto un po' più da vicino, è già tagliata piccola piccola ed è pronta da condire. Pan di zucchero, radicchio rosso tondo e porro. Vi giuro che questo porro gli dà un sapore fantastico. Io me la sono condita oggi con mezzo cucchiaino di olio extravergine di oliva e un pochettino, qualcosa come un cucchiaino e mezzo, così, di aceto di mele, sale e basta. Mamma mia, ragazzi, buonissima, veramente ottima. Non l'avevo mai vista, forse non ci avevo mai fatto caso. Poi, questi li farò questa sera. Spinaci, semplicemente spinaci, nient'altro. Origine italiana, 500 grammi di spinaci. Li scaldo direttamente in pentola. E poi li salto con un pochettino di aglio. Oggi la mia amica Claudia, che ha aperto un blog, un profilo di la mia amica Claudia, food blogger, che si scrive tutto unito, si è aperta finalmente il canale su YouTube. Quindi andatela a cercare. E lei mi ha suggerito di fare questi spinaci saltati con l'aglio e questa vellutata di fave. Ragazzi, io già una volta l'ho fatta ed è buonissima, mi ha ridato l'idea. Quindi seguitela sul suo canale perché sicuramente vi farà vedere il video di come si fa questa vellutata di fave secche. Buonissime. Comunque andiamo avanti. Quindi io con gli spinaci stasera me li farò proprio così. Vado avanti, vi faccio vedere sì, olive. Ma da dove mi viene le olive? Non lo so perché ha fatto le olive di Sant'Agata. Ok. 10 uova medie da galline felici, come si dice ultimamente. Poi ho preso i fusi di pollo perché li voglio fare nella friggitrice d'aria. Vi faccio così anche la ricetta. Le voglio condire con la paprika, quindi le farò molto aromatizzate, molto speziate. Quindi seguitemi, mi raccomando, troverete presto delle ricettine da poter fare con la friggitrice d'aria. Poi ho trovato questi tomini a forma di cuore che sono praticamente la collezione, diciamo, di San Valentino di Lidl. Li compro ogni anno perché mi piacciono un sacco. A me piacciono tanto questi tomini e quindi ogni volta che li trovo, mio marito oggi me li ha presi, ieri me li ha presi, mi ha detto guarda che cosa ci sono, prendili, e quindi li ho presi. Poi ho preso, a proposito di San Valentino, questi cuoricini di patate. Li ho fatti, ne ho prese due confezioni. Ne ho fatto una confezione oggi per me e mio marito con il burro e salvia. A proposito, si vede da qua, c'è questa piantina di salvia, una new entry che ho comprato proprio ieri da Lidl. E quindi oggi ci siamo fatti questi gnocchi di patate, burro e salvia, ed erano molto buoni. Poi, altra pasta fresca, ho preso questi tortelloni di ricotta e spinaci cottura 5 minuti. Poi altra pasta fresca, sì, ho preso quest'altra. Oh ragazzi, hanno
armonie di taleggio e funghi porcini. Ditemi voi se io li potevo lasciare nel banco frigo questi. No, assolutamente, li dovevo per forza prendere. Poi ho preso altri funghi, questi qua sono gli champignon, giusto? No, prataiolo bianco. Voglio fare una torta di patate e funghi che viene buonissima. Poi ho preso il cheddar stagionato a 9 mesi, 9 mesi sì, questo qua è già affettato ed è fantastico per fare i sandwich, per fare i toast, tutti questi panini in generale, diciamo, molto buono. Si utilizza anche da mettere per le torte salate, diciamo. E poi ho preso anche questo qua intero, che ragazzi è veramente qualcosa di eccezionale, troppo troppo buono. Ho preso anche la feta per me. La voglio fare al forno, buonissima. Poi mio marito, ogni volta che mio marito mi vuole fare felice, mi compra il gorgonzola. Che gli dico, basta poco per farmi felice. Ho una forma di taleggio, un pezzo di gorgonzola. E tu sai che io sono felice, non c'è bisogno che mi regali diamanti. Io vado di gorgonzola, io vado di fumarci. Poi andiamo avanti. Gringo, questa era la settimana gringo, ragazzi. Non so se avete visto su Instagram, se mi seguite, ho trovato i fagioli da sparo. Ho detto, ma da sparo? In che senso? Lidl l'hanno scritto apposta perché così te lo ricordi, no? Però io ho preso questi qua che sono buonissimi. Sono delle tipo provolette affumicate a forma di sigaro. Guardate qua, ecco, così le vedete. E sono buonissimi, sigari affumicati. Poi a proposito di spari e cose varie, qua c'è il fagiolo selvaggio. Sono dei veggie burger con fagioli neri. Li ho già presi una volta e mi sono piaciuti un sacco. E siccome ho fatto un pochettino la porcellina e ho comprato, adesso vi farò vedere che cosa ho comprato, li voglio fare con questa salsa. Ho comprato, ragazzi, la salsa, ma tipo che la prendo, eccola qua. Ho preso hamburger sauce, hamburger sauce, e ho preso la salsa per hamburger alla cipolla e il curry e la senape. Perché ci sto mettendo il dito? Perché l'ho messa sul frigo, l'ho messa in frigo. Nello sportello laterale, non appena ho aperto lo sportello, mi è caduta vergognosamente, si è spaccata tutta quanta la parte, insomma, che chiudeva. E quindi niente, devo trovare un altro modo di conservarla. Madonna, che buona, ragazzi, non si può capire. Comunque, voglio farmi dei panini con questo hamburger fagiolo selvaggio. Comunque, fagioli da sparo non li ho presi. Li ho presi. Poi ho preso anche della linea My Best Veggie, che si sono già aperti, così vi faccio vedere come sono. Sono dei mini burger al ceci e avena. Questi sono ottimi da mangiare anche due a porzione, diciamo. Guardate che carina questa idea di farli tipo mini hamburger al posto del pane. Quindi proverò a fare questi. E poi ho preso il tofu. Tutte le volte che compro il tofu dico non lo devo buttare, non lo devo buttare. Invece mi capita sempre che ne faccio un quadratino e l'altro lo butto. Vediamo se questa volta riesco a organizzarmi il mio menu settimanale. A proposito di questo, avrei intenzione di creare con questa spesa un menu settimanale, e vorrei condividerlo con voi. Quindi di tutto quello che io ho preso, la maggior parte delle cose, perché ovviamente poi me le gestisco anche nelle settimane a venire alcune cose, voglio creare quindi questo menu di modo che tutto ciò che io ho preso riesco a sfruttarlo, riesco ad utilizzarlo e non faccio spreco di cibo. Vi faccio vedere le ultime cose fredde e poi finiamo con questo video. Allora, un attimo qua, prendiamo questi due formaggi grattugiati. Da questo lato c'è il grana padano DOP, da questo lato il pecorino romano DOP. Questo lo devo provare perché non mi ricordo se l'avevo già preso in precedenza e che gusto ha. Non è la stessa cosa del pecorino romano, quello che trovo da Eurospin, che è una cosa fantastica. Comunque, andiamo avanti. Surgelati. Questo qua è un contorno già pronto di spinaci con mozzarella ed altri formaggi. Si mette in padella, si cuoce per un tot di minuti ed è già pronto. Quindi è un ottimo aiuto quando abbiamo da fare, quando abbiamo tante cose da fare, non abbiamo molto tempo per cucinare. Quello va benissimo.
Non avevo ancora visto queste patatine da fare al forno o io le faccio nella friggitrice elettrica. Queste sono già speziate con la paprika. Sono patate grigliate con buccia, quindi me le devo direttamente schiaffare dentro la friggitrice d'aria e poi mangiare. Ho preso anche questa zuppa ortolana, guardate che bella. Questa qua è con orzo perlato, farro integrale e avena integrale, sedano, piselli, mezza, fagiolini, cipolla, spinaci, carote, basilico, olio extravergine di oliva, prezzemolo, sale, aglio e olio di frumento. Non ha nient'altro. Perciò, ragazzi, è buonissima, super naturale, super nutriente e speriamo anche super buona. Poi ho preso anche, sempre della fresciona, questi piselli finissimi. Vediamo se sono buoni, perché quelli di Eurospin a me non piacciono, non si cucinano mai e quindi per me non va bene. Questo, ragazzi, è uno dei miei must have di Lidl. Io premetto che non la mangio, ma mio marito e i miei figli mi hanno detto che è buonissima e che la devo comprare tutte le volte che vado da Lidl. Fra parentesi, farò molto presto un video top must have cibo di Lidl, quindi vi aspetto. Nel frattempo c'è Clara che non so che cosa sta facendo. Clara! Questa qui ha pezzi di merluzzo grossi e veramente spessi e grossi, pezzi di pollo, vongole, cozze, ragazzi, c'è di tutto, tanti piselli, comunque è veramente molto ma molto condita. È un attimo che vedo che sta facendo Clara. Con tre cose surgelate e poi ragazzi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video dove vi faccio vedere la colazione e un po' di porcherie che comunque quando si va da Lidl ci sono sempre. Allora, ultime tre cose. Questa qua non l'ho mai provata, ragazzi. Melanzane alla parmigiana pronte, pregratinate, 8 minuti nel microonde. Quindi ragazzi, la provo e vi faccio sapere molto presto. Com'è? Magari vi lascio qualche story su Instagram. Cercatemi su Instagram a casa di Mari YT, che sta per YouTube. Poi, questi qua, ragazzi, c'è stata la settimana americana e io non ci sono stata e li ho trovati nel banco freezer. E ho preso quindi questi qua che sono due hot dog, dovrebbero essere già conditi. E poi ho preso anche questi due cheeseburger, quindi una di queste sere, mentre io mi faccio il mio buonissimo panino con l'hamburger con il burger di fagioli neri, loro si mangiano cheeseburger e hot dog, giusto perché non bisogna sempre mangiare sano, ragazzi. Ogni tanto bisogna ingannare il nostro organismo e il nostro metabolismo offrendo al nostro corpo cibi un po' meno sani, così quando arrivano quelli sani sa già come comportarsi. Sto scherzando, ragazzi, però non è del tutto sbagliato. E ogni tanto un po' di sano cibo, spazzatura, fra virgolette, non troppa spazzatura, non fa male. Allora, ragazzi, questo era tutto il mio video di Freddy di Lidl. Ci vediamo in un prossimo video dove vi farò vedere, vi ripeto, la colazione fredda e non solo, e anche un pochettino di snack e cose sfiziosine di Lidl. Un bacio a tutti e grazie per esserci stati anche oggi. Ciao!